qui per spiegare questa volta non due passi, ma due vueltas, ovvero due giri tipici di Pepito. Quello a destra, che faceva sempre parte della sua classica tabella fatta da 13 passi, ed uno invece che l'abbiamo estrapolato da altre cose che lui faceva, che il giro a sinistra fatto in una maniera però un po' più, la chiameremo noi, cocola. Cocolo è un sinonimo a Puerto Rico di coatto, di plebeo, quindi i salseros, che appartengono di solito alla classe proletaria, quella più umile, a Puerto Rico si sono sempre chiamati cocolos, in contrapposizione con i roqueros, che erano i figli della alta borghesia. E quindi, insomma, simpaticamente il salsero a Puerto Rico è denominato anche cocolo, e hanno appunto questo modo di ballare un po' più da strada, un po' più, diremo noi, callejero. Andiamo a vedere prima la vuelta basica alla derecha, ovvero il giro basico a destra. La caratteristica è che si esegue sempre mantenendo la, diciamo, dinamica del passo base con l'impulso. In pratica, una volta fatto il nostro impulso, a questo punto che cosa succede? Porto il peso sul sinistro, lo carico sul destro, mi volto e di nuovo mi impulso per andare in avanti. Come vedete, in questo caso il ballerino già va un po' in angolazione proprio per portare il peso sul tallone del piede sinistro, carico sul destro, faccio una piccola rotazione e poi di nuovo impulso. Quindi sarà cucu, pac, 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 cucu, pac. Come vedete, in questo caso sto utilizzando una tecnica delle maniche molto comune che faceva capito abitualmente, che è quello lì invece di lavorare molto sul gomito, quindi prendo e carico. Quindi in pratica, in questo caso, la mano va insieme al piede, vedi? Spingo, carico, in questo c'è molto lavoro anche del gomito che va indietro. Pa, cucu, pa, cucu, pa, cucu, pa. Ora, la cosa interessante, questo ci tengo a sottolinearlo, che non tutti a Puerto Rico utilizzano chiaramente questo tipo di passo, però io quello che ho notato è che tutti quanti sono abituati a spingere con il destro per andare in avanti, dopo che hanno fatto un giro. Mentre noi, nella tecnica normale, giriamo e appoggiamo il peso dietro per poi tornare in avanti, invece a Puerto Rico io vedo tutti quanti che fanno questo lavoro, spingo e vado in avanti, perché sono abituati proprio a scaricare il peso sul pavimento. Adesso invece andiamo a analizzare questo giro a sinistra, vuelta alla schierda, cocola. Qui praticamente ci sono delle particolarità. La prima è che nel marcare in avanti facciamo questo movimento un po' rumbeato, ovvero porto il peso sulla la mezza punta, vado su con il tallone, dopodiché cambio. Quindi dal basico faccio pa, tutu, pa, tutu, pa, pum. Come vedete, appoggio, tallone, cambio. A questo punto, che cosa faccio? Nel giro sinistra del normale che facciamo noi, andiamo avanti col destro e torno. Invece lui che cosa faceva? Una volta fatto questo movimento, carico indietro con il destro, mi volto, a questo punto faccio un richiamo col sinistro per poi di nuovo marcare. Quindi in pratica che cosa ho fatto? Pa, tutu, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2. Vedete? Ho caricato sull'1 e marco sul 2. Quindi cucum, pac, tutu, cucum, pac, cucum, pac. Cucum, pac, 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 cucum, pac. Ok, adesso con la musica, sempre la base ritmica, vuelta basica alla derecha, vuelta cocola alla sinistra.
vuelta básica a la derecha. Lo rifaccio. Vuelta coccola a la izquierda. Faccio alla derecha, alla izquierda, alla